Allora, cari amici Granata, in questo speciale 4 maggio siamo qui con un grande del grande Torino, insomma, Silvano Benedetti, raccontaci un po'. Qua c'è una grande giornata, qui proprio al Fila, con tutti questi ragazzi, per ricordare anche gli invincibili. Eh sì, questo è un luogo sacro dove veramente dal momento in cui almeno ho varcato questa soglia di questa porta venivano già i brividi come lo sono adesso. E poi si entra che riaffiorano tanti ricordi, a cominciare da questa curva che quando c'era per noi primavera, perché poi mi immagino la prima squadra cosa doveva essere, però per noi della primavera, quando c'erano i derby, veramente era una bolgia dove non si usciva, dove la Juventus non usciva neanche con un gol addirittura al passivo, ma più di uno. Poi andando avanti, ecco, Ecco, allora ci sono tanti ricordi quindi sì, per ci te sono qua. Dai, tantissimi facci fare ricordi. Io allora un giro. sono arrivato qua per la prima volta a 13 anni e mi avevano messo dove c'era la vecchia palestra, se non so se vi ricordate, avevamo proprio, e c'era il povero Beppe Marchetto che è stato un grande proprio del Torino, un grande maestro proprio della tecnica, dove ci ha preso per la prima volta e ci ha portato nel campetto a fianco, che era questo qua pieno di alberi adesso, per fare il primo allenamento da giovanissimi. E poi da lì tutta la trafila per arrivare poi alla primavera e alla prima squadra, perché poi anche con la prima squadra eravamo sempre qua a fare allenamento all'epoca di Mondonico, di Bersellini, quando eravamo di tiro ai ragazzi, vedavamo primavera, vedavamo la prima squadra. Poi quando siamo arrivati in prima squadra abbiamo avuto ancora la fortuna e l'onore di calcare questo campo e di farci ancora parecchi allenamenti prima che fosse poi chiuso definitivamente. Quindi quando si entra qua dentro riaffiorano in pieno tutti i ricordi che giornalmente ce l'hai comunque sempre dentro il cuore. E quindi insomma adesso ci facciamo un po' un tour, così mi racconti tu, do il microfono a te direttamente a questo punto, mi fai tu da Cicerone in questo Tempio Granata, dai. No, sì, vabbè, vado avanti. Fa effetto perché oggi quando ci dicono, ah, vogliamo il campo in sintetico, proprio ieri ricordavo che a volte quando capitavano quelle giornate fredde, con la neve, con la pioggia, veramente riuscivamo a fare allenamento o nel piazzale davanti proprio agli spogliatoi, che era in terra battuta, in ghiaia, oppure andavamo là sotto la tribuna scoperta per fare lavoro anche solo atletico, però per poter fare svolgere l'allenamento. Quindi a volte quando si dice ci vuole il campo in sintetico, ci siamo un po' imborghesiti nel tempo. Purtroppo una volta ci si adattava dappertutto. E qui era il piazzale che poi ti portava un po', là c'è l'ingresso delle Fammi tribune. vedere un Vieni, po'. sì, venite pure, che questa è una delle dei Qui era tutta la tribuna, questa era la tribuna centrale dove si saliva e dove era un'emozione sedersi per poter vedere veramente. Io dico la primavera perché per noi era il settore giovanile, poi da lì la prima squadra io non l'ho vissuta, abbiamo giocato già al comunale, però già poter vedere qua la primavera era un'emozione. Io mi ricordo i derby, erano veramente, c'era tutta la tribuna piena, stracolma, che ci dava la possibilità veramente di avere, come si dice nella maratona, dodicesimo uomo in più. E là c'era la palestra, che poi non era altro che un capannone, e qua c'era l'altro campo, che era il cosiddetto campo di battaglia, dove si allenava la primavera, e di qua c'era la prima squadra. Quindi era tutto insieme come dovrebbe essere, tra virgolette. Quindi era già una città della Granata, Era insomma. già Che una cittadella granata, bravo, sì. effetto ti ha Comunque dato? era proprio un ambiente che ti creava proprio la famiglia del toro, perché dai vecchietti che si fermavano lì all'ingresso a parlare continuamente di calcio, che vedevano crescere i giovani che poi dalla primavera arrivavano alla prima squadra, e quindi era proprio il classico ambiente dove ti faceva sentire in famiglia. Adesso qua la parte sportiva, il comune insomma ha dato il via, si farà, questo Io lo potrebbe. spero, io lo spero. Io firmerei già, tra virgolette, se diventasse il campo di allenamento della prima squadra, magari col museo annesso, allora sarebbe il massimo, proprio perché c'è bisogno di riavere casa nostra. Senti, qual era la tua zolla, diciamo, cioè ricordi ancora dov'è che stavi sempre, magari anche solo
dove vi dividevate. Ma noi la prima cosa che facevamo, arrivavamo mezz'ora prima al campo, parcheggiavamo, andavamo a cambiarci e poi andavamo a fare calcio tennis sotto il capannone. Il calcio tennis era lì, proprio andiamo. Qua davanti, proprio dove inizia, diciamo, il giardino un po' più brutto. Una volta era un campo di calcio tennis. Una volta era un capannone dove noi facevamo proprio un po' tipo palestra, non era proprio palestra, però era diciamo quel posto al riparo dove ti poteva. E noi ci strutturavamo il calcio tennis e cominciavamo prima dell'allenamento. Che quando si fa calcio tennis si lavora tantissimo anche sulla tecnica, E quindi per noi era. Ma un po' con tutti, chi arrivava. Ci si strutturava la partitella e si ricominciava. Di quel gruppo chi erano i migliori a calcio tennis? Ma io dico, all'epoca, vabbè, Comi era uno molto bravo a calcio tennis, Giacomo Ferri, sì, Giacomino era un maestro anche, sì. Calcio tennis era un'arte, a mio avviso, per i calciatori veramente allenante, ed era uno spettacolo veder giocare a questo tipo di... E poi uno si diverte, adesso non si fa più però. Adesso non si fa quasi più, a certi livelli si fa tanto, calciatori lo fanno. Nei settori giovanili si fa un po' meno, pochissimo. E invece secondo me è una cosa che andrebbe rilanciata. Senti, sarai quindi qui con noi, penso, a Superga tra poche ore. Superga tra poche ore, sì. C'è anche la da vedere la primavera delle... La prima cosa scegli primavera. Però? Qua, qua non lo so, è diviso, sono ancora indeciso, però... siamo ancora indecisi. Farò un salto a Superga e poi scapperò a vedere la primavera. Quindi giusto, un saluto agli invincibili, non certo, si può negare. Certo. E quindi la primavera quest'anno sta andando bene, insomma. Primavera, per me, a mio avviso, ha fatto un ottimo campionato. E hanno un ottimo allenatore, che è Moreno Longo. E speriamo, sarebbe il giusto premio ad un'annata faticosa per Moreno, ma gratificante, quindi sarebbe giusto, e per quello che hanno fatto, passare il turno anche oggi. E beh, questo sicuramente. Salutiamo allora tutti i lettori di Toro News. Manolo Chirico dal vecchio Filadelfia, Silvano Benedetti, il grande e unico Silvano Benedetti. Ciao a tutti. Ciao, grazie.